Come dice il titolo dell'opera, Teologia fondamentale in contesto scientifico è il tentativo di sviluppare una teologia fondamentale dove l'interlocutore, cioè la persona alla quale ci rivolgiamo, non sia solo il filosofo o non sia solo il teologo, ma sia anche l'uomo di scienza. Se la teologia dice Dio si è rivelato nella storia, l'uomo di scienza chiede ma a chi? Dove? In quale luogo? Come è successo? Sono libri di consultazione perché è un'opera ponderosa, ma sono anche libri di approfondimento per particolari ambiti della teologia. Il quarto volume, quello appena uscito in libreria, offre nelle ultime 40 pagine un indice analitico, un indice dei temi notevoli che facilita appunto la consultazione, come se fosse un'opera di consultazione. Gli autori con i quali ho dialogato in quest'opera sono prima di tutto i padri della Chiesa. Continuano a essere una miniera straordinaria. Ci sono tre parole sante: verità, libertà e amore. Queste parole non vanno perse, perché queste parole ci parlano di Dio. Se le perdiamo, non saremo più capaci di riconoscere Dio. In Italia, un terzo della popolazione italiana dice di credere in Dio. Un terzo si pronuncia piuttosto esitante, a volte pensa di credere, a volte no, e un terzo si manifesta come non credente. Oggi le persone che si dichiarano non credenti, se invece gli chiediamo ma lei ha una vita spirituale, il 60% ci dice sì, io ho una vita spirituale, non credo in Dio ma ho una vita spirituale. Dialoghiamo con queste persone, occorre dialogare. L'epilogo al quale sono più legato è quello dei magi. Cercavo di sviluppare una metafora, un'immagine in cui questi tre magi sono la filosofia, il pensiero scientifico e la teologia e sono tutti e tre in cammino verso la ricerca della verità. La stella che li guida è la rivelazione. Il teologo può indicare questa stella, ma deve fare tutta la strada insieme agli altri anche lui. Il travaglio di questo viaggio non le è dispensato, ma ha la gioia di indicare alle due compagne di viaggio che la direzione giusta nella quale dirigersi è quella, e in quella direzione si troverà il Verbo fatto carne, via verità e vita, fra le braccia di Maria.